Ragazze, ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono contenta di tornare a filmare. Vi anticipo che sono un pochino in low mood perché non sto benissimo. Niente di grave, sto facendo dei controlli, però insomma sono un po' bloccata. Però ho deciso di filmare perché filmare mi fa stare bene, quindi per questo sono qui. Mi vedrete un po' rigida nei movimenti, però non vi preoccupate e starete già leggendo dal titolo che, dato che siamo praticamente vicinissimi all'estate, vi mostro delle chicche a livello sport e beachwear di Shein. Come sempre vi lascerò i capi giù nell'info box e qui vi lascio il codice sconto non affiliato che potete utilizzare per risparmiare qualcosina durante i vostri acquisti. Questa volta i pacchettini sono due perché mi sono arrivati in momenti diversi. Scusate, la mia schiena non collabora. Eccoli qui. Quindi direi partiamo subito da quello lì più piccino e controlliamo un po' cosa c'è qui dentro. La prima cosina che vedo, questa mi sembra tanto estiva. Vediamo un po'. Sì! Allora, questo l'ho pensato come vestitino per andare al mare. Ditemi se non è un amore. Vi dico per andare al mare perché già lo vedo, è esattamente trasparentissimo. Quindi questo lo proverò, penso, sopra i jeans perché è trasparentissimo. Ed è di quelli che quando tu vai al mare, infili, togli, sei comoda, da qui lo puoi anche stringere. E secondo me, questi qui di Shein ne ho veramente a sfare, li utilizzo sempre e sono davvero comodi. Fanno un po' caldo perché non è un cosone, però comunque per andare al mare, insomma, sono perfetti e lo trovo davvero delizioso. E la taglia è sempre l'XS. Mi chiedete spesso nei commenti che taglia prendi. Quando voi vedete la selezione delle taglie, se c'è la S disponibile, io ho la S. Se arriva fino all'XS, prendo l'XS. Però lo trovo veramente delizioso. Super romantico, la taglia è giustissima e sì, trasparente, quindi io non lo utilizzerei per uscire, ma come copricostume per andare a fare un aperitivo in vacanza, è corto al punto giusto, ha questa gonnellina così svolazzante, il colore lo trovo delicatissimo e soprattutto con l'abbronzatura secondo me risalterà di più. Ve lo faccio vedere anche da vicino, guardate un po' com'è carino, anche perché poi quando alzate le braccia, si alza un pochino, quindi insomma non è esattamente lunghissimo perché se fai così, oddio, dicevo se fai così e rimani con le chapette di fuori, quindi io lo utilizzerei soltanto per andare al mare, però poi chiaramente de gustibus ognuno fa quello che vuole. Io qui esprimo il mio personalissimo parere, però a me piace un sacco questo vestitino. Andiamo avanti, mi sembra che c'è soltanto un'altra cosina. Ok, e questo sacchettino è terminato. Questo mi sa che è un costumino e credo di sapere quale sia. Sì, è lui. Allora, questo, se vi ricordate, l'ho preso l'anno scorso, verde militare, e mi piace da morire, e l'ho utilizzato tantissimo, quindi l'ho voluto riprendere anche in nero. E secondo me è anche un body, l'ho utilizzato come body con degli shorts di jeans. È nero, come potete vedere, ha queste rouge morbidissime e dietro è tutto scollato. È bellissimo, mi piace tantissimo e ripeto, ce l'ho già verde e quindi so che mi piace tantissimo come mi sta e ve lo farò vedere come se fosse un body, perché tanto ho dei jeans sotto, ve lo faccio vedere indossato come body e in realtà poi comunque è un costume. Allora, come vi dicevo, se sentite rumore è mia la gattina che sta gironzolando. Come vi dicevo, questo è un costume, io adesso l'ho adattato a body, ditemi se non è bellissimo. Mi piace un sacco l'idea di... Sono un po' rigida, chiedo pietà. L'idea di poterlo adattare a body mi piace anche perché comunque ha già le coppe all'interno e anche se è particolarmente scollato, secondo me può essere ben sfruttato. Mi piace un sacco e quindi siccome ce l'ho già in verde l'ho voluto prendere in nero. Diciamo che sono andata sul sicuro. Oh, già vedo una cosa bellissima, voglio prenderla subito perché nella mia testa io questa l'ho immaginata abbinata al costume nero, una borsa mare. Che bella! Sembrava più piccina, perché l'anno scorso, 2 anni fa forse, ne ho presa una su Shein che ho ancora, però è un po' piccina, l'ho portata in vacanza a Maiorca, invece questa è un po' più grande. Mamma mia, guardate che bellina!
Guardate com'è bellina, ma anche per uscire. Io l'ho presa per andare al mare, ma... cioè... ma guardate com'è carina. Ha anche il bottone, oddio. Allora, questo qui, ok, manichina in ecopelle. E dentro c'è il bottone, ci sono un paio di tasche. Secondo me questa è deliziosa, ma anche per uscire la sera, non solo per andare al mare. E secondo me è anche abbastanza capiente. Vediamo un po', facciamo la prova, portiamo indietro la sedia. Sì, sì, decisamente sì. Molto, molto carino. Direi di andare avanti. Cosa abbiamo qui? Questo deve essere un altro vestitino. Sempre, non so se per andare al mare o anche se per uscire. Se non è troppo trasparente, lo userei anche per uscire. No, questo qui mi sa che l'ho preso sempre per andare al mare. Oh, la famosa carta inutile, Shein. Perché? Ditemi se non è un amore. Non so se rende, tanto ve lo farò vedere indossato, con queste manichine, con queste frange, che sta molto bene con le borse, quelle estive, giusto per avere anche un cambio quando va in vacanza, se uno è bagnato, cioè, bello largo, comodo, mi piace. E poi il verde trovo che sia un colore meraviglioso e mi piace tanto con i miei colori, soprattutto quando mi abbronzo. Allora, questo vestitino fa esattamente il suo lavoro, ovvero non segna nessuna forma, è completamente morbido, c'è un minimo di elastichino qui, non so se si possa stringere perché in realtà ci sono solo queste frangine qui al collo e poi c'è il dettaglio delle frange qua e anche sulla gamba, però è proprio un largo morbido, questo lo metti, lo togli, vai in spiaggia, sei piena di borse, ombrellone, cioè veramente comodo. Per quello per cui l'ho pensato è perfetto, quindi lo tengo, mi piace un sacco, mi piace il colore, mi piace anche la fantasia, bellina da morire, sì! Questo, ho preso anche qualcosa di sportivo, perché sì, signori miei, devo necessariamente tornare ad allenarmi perché faccio schifo. Oh, un bel... guardate, questa è musica per i miei occhi, non per le orecchie. Questa è arte, guardate com'è elasticizzato, che bellezza. Devo capire se lo posso indossare senza niente sotto. Ora, a me questo è un top sportivo e mi sembrava comodo da indossare anche senza reggiseno, perché non si vedono i... vedremo, lo proviamo e vedremo se effettivamente può essere indossato senza reggiseno sotto, che è la cosa più comoda per me quando mi alleno, perché se devo avere il reggiseno e poi il top sopra, non sono molto comoda. Allora, farò questa inquadratura molto velocemente perché questo top non lo puoi indossare senza reggiseno, secondo me, quindi no, metto le mani davanti perché si intravedono un po' i pirulini, però il top è molto elasticizzato, è bellino, tutto quello che vuoi, però a parte evidenziare ancora di più il mio piattume, devo indossarlo con un reggiseno a fascia perché non lo puoi mettere senza niente. Ecco, io non lo indosserei senza niente, ci sono ragazze che vanno tranquillamente con il loro corpo, io non riesco. Quindi insomma, questo è il top, bellino da morire, lo faccio vedere da vicino come tessuto, bello, 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 per quello che riuscite a vedere dato che copro, però bellino da morire, yeah! Questo invece deve essere un set di costume, con come fanno spessissimo loro, e ne ho tantissimi, e ne ho anche venduti tantissimi, costume, pezzo di sopra, pezzo di sotto, e caftano abbinato, yes it is! Questo verde salvia, oddio, è gigantesca la taglia, mi sa che è grande il pezzo di sopra, non ce l'ho, tutto questo seno, no, non è mio, quindi mi sa che la S per me assolutamente no. Ci sta che questo io ve lo metta tranquillamente su Vinted, mamma mia, è bellino, ma da morire, che grande per me, peccato, è un amore. E guardate, c'è anche il caftanino, ne ho 800.000 di questi di Shein, perché ripeto, ho tantissimi costumi loro, è un amore tutto quanto abbinato. Il problema è che già lo vedo, è troppo grande per me, troppo, peccato. Allora, purtroppo il costume verde mi va troppo grande, questo è un costume nero che vedrete dopo, ma volevo farvi vedere come veste, diciamo,
il blazerino, insomma la giacchettina che viene, il copricostume, scusate, che viene abbinato al costume, che chiaramente metterò in vendita perché per me è troppo grande, è una taglia davvero troppo grande. Arriva a coprire esattamente sotto il sedere, è a maniche lunghe, lo potete tranquillamente arricciare, è una cosa che io faccio sempre perché chiaramente d'estate comunque senti caldo, però vuoi essere anche coperta. Io mi ci trovo benissimo e mi piace tantissimo anche la fantasia, però non voglio scorporare il set, quindi sebbene questo mi stia bene, è chiaro che vi venderò, vi metterò su Vinted il set del costume insieme al copricostume, sperando che qualcuno di voi lo possa sfruttare meglio di me, dato che a me va grande. Oh! Vediamo se è quello che penso. Questo è un vestito che ho preso, che mi piacerebbe utilizzare per uscire anche per andare al lavoro. E sembra proprio di sì, perché, ripeto, ne ho tantissimi di Shein che utilizzo per uscire e per andare al lavoro, che sono comodissimi. Allora, qui c'è la cinturina. Ora arriviamo, eh. Si lega al collo con un bottoncino che da sola non potrò legare mai. Questa fantasia marrone ed è lungo, lungo, lungo con un elastico in vita. Secondo me non dice niente visto così, ma indossato farà la sua figura. Allora, come vi avevo anticipato, non riesco da sola ad abbottonare qui dietro il bottoncino. Il vestito è un po' lungo per me, però con la cinturina che loro hanno messo ho fatto un po', diciamo, l'ho stretto in vita, ho fatto questo gioco qui e sono riuscita a portarlo ad una lunghezza che per me possa andare bene. Ma sicuramente andrei ad adattare, facciamo una prova, ora non so se questa ci stia bene, molto probabilmente no, ma anche una cinturina di quelle lì proprio estive che ricordano un po', ce l'ho qui da qualche parte, se la troverò, vediamo un po'. Questa qui ci sta malissimo, ok, però comunque andrei a mettere una cintura, che chiaramente deve avere un passante qui, e il vestitino mi piace da morire perché ha balze larghe, sono molto freschi, ne ho tantissimi di Shein e mi ci trovo molto bene. Per questo mi piace prenderli di fantasie diverse, perché trovo che siano davvero molto variabili e molto versatili più che variabili. E non so voi, ditemi se avete la stessa vibe, mi ricorda tantissimo un abito indossato da Julia Roberts in Pretty Woman, nella scena in cui sono probabilmente a una partita di golf, una roba del genere. Mi ricorda tantissimo quella vibe, non so voi, ma che dite? Andiamo avanti, e quanti pezzi ci sono? Gli ultimi due, prendiamo quello più piccino e poi quello più grande. Ok, questo mi sembra sempre qualcosa di tenuta sportiva. No, invece no. Questo è un vestitino per andare al mare, però quando magari hai un aperitivo sul tardi, quasi sulla sera, perché è completamente trasparente, quindi sì, è un copricostume nero, ma è tipo brillantinato, lungo, 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 lungo. Questo qui lo trovo veramente sciccoso. Come vi avevo detto, avrei provato questo copricostume col costume nero sotto, comunque con l'altro verde. Cioè, io adesso ho preso anche gli occhiali neri, così sempre presi su Shein. Ditemi se non è una cosa fighissima. Cioè, oddio, mi sono impigliata con le luci qui. Allora, a me piace un sacco, ora è leggermente lungo, ma tanto ci stai al mare, quindi al massimo lo tiri un pochino su anche arricciato così, ma chi se ne frega? C'ha lo spacchettino di lato, mi piace un sacchissimo. Bello, bello, fico, wow, mi piace, super approvato, voi che dite? Last but not least, ah no, in realtà sono due, ok, andiamo con la prima, o col primo, cosa sei? Oh! Qualcosa di sportivo che mi serviva. Uè. Pantaloni a pinocchietto, cioè non pantaloni a pinocchietto, come si dice? Non mi viene il termine. Pantaloni corti, non pantaloni lunghi. Eccoli qui. Io mi ci trovo benissimo con gli abiti sportivi di Shein, quindi vado molto tranquilla. Allora, questo è un mix and match un po' strano perché ho sopra un costume che vedrete dopo, ora non ricordo l'ordine,
E sotto ho indossato i pinocchietti, questi qui sportivi, che sto cercando di farvi vedere senza rimanere troppo intrecciata alle luci, e giusto per darvi comunque l'impressione. Ora qui si vede la sagoma del costume, ma io quando vado in palestra utilizzo gli slip senza cucitura, quindi non si vede. E comunque questa è la vestibilità, sono estremamente elasticizzati, come tutti i pantaloni Jimmy Choo di Shein che ho, con i quali vado in palestra e li lavo da più di un anno, e quindi mi sento di consigliarveli. E questi qui mi arrivano fino a, dovrebbero essere pinocchietti, ma siccome io sono bassa, mi arrivano fino a qui, ma mi vanno benissimo e quindi molto contenta. L'ultima cos'è? Ritorniamo sul mare, un copricostume nero. Bello questo! Questo penso che sia il mio pezzo preferito. Guardate com'è bello, com'è delicato, ma poi è lungo. Bello, bellissimo. È bellissimo, ve lo confermo. L'impressione che ho avuto quando l'ho scartato si conferma adesso che l'ho provato. È un bellissimo copricostume, ha un elastico molto morbido, cioè guardate qui quanto si allunga. Lo trovo delicatissimo, elegantissimo, ha questa manichina veramente bella. Con questo mi ci vedo anche in giro. Se siete in vacanza e non volete stare proprio in costume in giro, una cosa che faccio io spesso è indossare questi copricostumi o dei caftani che mi fanno sentire un po' più coperta per quanto trasparenti. Poi di lato ha queste due spaccature, cioè veramente delizioso. Sicuramente ci sarà stato anche in altri colori, non vorrei dire una baggianata. Trovate comunque tutti i link giù in descrizione. Guardo qui perché ho lo specchio, lo adoro, bellissimo. Bello, 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 ed è perfetto perché mi arriva esattamente poco prima della caviglia, quindi topperia. Bene ragazze e ragazzi, io già mi sento meglio d'umore, voi avrete già visto anche come mi stanno le cose indossate, sono curiosissima di leggervi tutti i miei commenti, vi leggo e vi rispondo sempre, lo sapete? Vi ricordo che c'è il codice sconto non affiliato qui, potete utilizzarlo per fare i vostri acquisti, per sbizzarrirvi. Io vi ringrazio davvero di essere qui, per tutti i commenti, per il sostegno che mi date, e spero di vedervi anche nel prossimo video. Un bacione!